In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Ci siamo, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi gentili ascoltatori di Ciao Como Radio, diretta anche con lo streaming, quindi un saluto anche a coloro che ci stanno guardando su ciaocomo.it in questo momento. 10 trascorse da 35 minuti in diretta appunto il martedì, l'appuntamento è con la politica, politica comasca, soprattutto cittadina, visto che ormai ci alterniamo con un'alternanza maggioranza e opposizione. Dopo aver conosciuto praticamente tutta la giunta di Como, oggi è ritornato il sindaco qua a trovarci nei nostri studi, Mario Lucini. Innanzitutto lo salutiamo, buongiorno e ben ritrovato. Ciao Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno. Nel frattempo, dall'ultima volta a oggi, ne sono successe di cose, voglio dire, l'attività politica devo dire che non manca di essere abbastanza, di offrire spunti, di essere decisamente scoppiettante, tra cui ecco tra l'altro anche l'assessore Pusterla che si è dimessa, e questo è sicuramente un problema. Sicuramente, come va la situazione? È sempre deleghe tue? Sì, per il momento, visto che... Non ti basta quello che c'hai, cioè... C'erano da affrontare due scadenze importanti, quella della Tares e quella dell'assestamento di bilancio, ovviamente ho dovuto occuparmi di quello subito, per cui non ho ancora avuto modo di pensare, comunque mi prenderò il tempo necessario per fare una scelta ponderata. Ci sarà un sostituto comunque dell'assessore Pusterla, sì, assessore al bilancio. Non penso di no, ecco, infatti, lungo. No, sindaco, perché infatti mi sembra un po' eccessivo il carico, poi altrimenti no. Certo. Ecco, a proposito, allora andiamo subito, perché ci hanno ieri veramente tartassato di contatti quando abbiamo messo proprio la notizia ieri sera dell'IMU a Como, perché è un argomento caldissimo e ovviamente adesso, essendo anche assessore al bilancio, Mario, sai benissimo che i comaschi sono assolutamente sensibili. Allora, c'è una decisione che avete preso, giusto, che ci puoi confermare, tenete l'aliquota al 4 per 1000 per quanto riguarda l'IMU, la prima casa, e qui per la prima casa sto parlando ovviamente, e quindi, come dicevi anche c'è una tua dichiarazione, avete fatto uno sforzo, però non ci saranno ripercussioni per i cittadini, cioè per la prima casa i cittadini di Como non pagheranno nulla, lo confermi sindaco? Lo confermo, appunto il governo ha confermato l'annullamento, diciamo, dell'IMU sulla prima casa, confermandolo in particolare per l'aliquota base, quindi dello 0,4 per 1000. Quindi tutti i comuni come Como che sputando sangue sono riusciti a non toccarla, i cittadini di Como non dovranno pagare nulla per la prima casa. Sono ancora in corso discussioni a Roma per i comuni che hanno alzato l'aliquota fino al 6 per 1000, così in questo, sì, potrebbe esserci in questo una caso, mini, per così dire, minimu, chiamiamola mini, il governo mini, potrebbe però, coprirne una parte, la restante parte dovrebbe essere coperta dai cittadini, quindi per i comuni in cui non si è mantenuta l'aliquota base è probabile che i cittadini debbano versare una quota di questa differenza. Non è stato facile, immagino, comunque, fare questa scelta. No, non è, noi abbiamo scelto di non toccare voglio dire, quest'anno in questi momenti, anche un piccolo ritocco avrebbe comunque agevolato le casse del comune, no? Tanto per essere chiari. Sì, sì, io capisco i comuni anche che non sono riusciti a farlo, noi abbiamo scelto di non toccare né IMU né IRPEF perché sappiamo quali siano le condizioni di gravissima difficoltà sia dei cittadini sia delle attività economiche e abbiamo fatto questo sforzo a scapito anche della disponibilità di qualche risorsa in più per fare qualche intervento in più, ma ci sembrava importante. Speriamo, vediamo l'anno prossimo con le nuove tasse che cambiano nome ogni giorno come riusciremo a far quadrare il bilancio. Sindaco, vale la pena precisare che ovviamente quello che abbiamo detto vale per la prima casa, per la prima sì, abitazione, certo. Ovviamente, per la certo. Seconda non è così chiaramente. Per la seconda no, c'è l'aliquota 9,6 per 1000, mentre è stata mantenuta l'aliquota base per tutte le attività economiche, quindi al 7,6 per 1000. Ok, quindi chiaramente sulla seconda casa è certo che... Sulla seconda casa non è stata annullata l'IMU da parte del governo, quindi rimane valida le aliquote che avevamo peraltro stabilito
anche queste l'anno scorso, anche queste non sono state toccate quest'anno, non c'è stato nessun aumento da parte. Allora, ricordatevi, saldo entro lunedì prossimo, il 16 dicembre, con il modello F24, questo poi tra l'altro sul nostro sito, se volete, ma anche sul sito del comune di Como potete trovare tutte le indicazioni a riguardo appunto del pagamento, per la prima casa invece comunque, ecco, questa è la notizia rassicurante, niente da versare. Per Como, eh? Per Como, sì, no, comuni stiamo, del circondario stiamo, sì, no, bisogna chiaro, verificare ciascun stiamo parlando comune. Di Como, perché qua con noi c'è il sindaco di Como, ovviamente, anche con la diretta oggi in streaming. Allora, andiamo a bomba. Ieri sera in Consiglio Comunale è stata respinta la sfiducia presentata dall'opposizione all'assessore Cavadini. Commento, sindaco, la maggioranza è compatta, sì, e l'opposizione direi. Ha sollecitato appunto la sfiducia e anche le dimissioni di Cavadini. Cosa ne pensi su questo? Io penso che non ci fossero i presupposti per una iniziativa di questo tipo. Mi sembra ovviamente soddisfacente il fatto che ci sia stata una risposta coesa da parte della maggioranza. Certamente le critiche sono comunque legittime, se sono costruttive possono aiutare tutti quanti a migliorare, quindi legittimo criticare, non credo ci fossero i presupposti per una sfiducia o per delle dimissioni. Il lavoro che è stato fatto dall'assessore Cavadini è stato molto importante per la città in quest'anno e mezzo e credo che sia in grado di fare altrettanto nel futuro. Quindi ovviamente fiducia confermata anche per la prossima mostra, quella del prossimo anno, del 2014, giusto, certo, sindaco? Che sarà, si sta delineando adesso in termini di contenuti e di modalità di gestione. Ovviamente non c'è solo la mostra, l'attività culturale all'interno della città prevede molte altre iniziative che tutti i cittadini avranno avuto modo in questi mesi di apprezzare e di frequentare, quindi c'è tanto, tanto oltre la mostra, sia poi nel campo del turismo e nel campo dello sport, quindi tanto da fare e non solo mostra. Un'altra cosa, poi passiamo anche alle domande che sono arrivate, che possono comunque ancora arrivare, lo vedete anche per chi ci sta seguendo con lo streaming, il numero in sovraimpressione, 348 44 15 730, questo è il numero di SMS che è a vostra disposizione. Sindaco, però facciamo una riflessione anche, ieri infatti la commissione del comune ha scelto anche gli abbondini d'oro, che sono le civiche benemerenze che ogni anno il comune assegna a chi in modo particolare si è messo in mostra, ha supportato comunque la città. Avete scelto Luisella Anzani, sono tre figure comunque importanti, adesso ti chiedo una riflessione, Luisella Anzani, la Caritas diocesana, altrettanto importante, e poi la famiglia Comasca, che insomma molti conoscono. Cosa ne pensi, una tua valutazione? È stata scelta dalla commissione, ovviamente, però sentiamo che cosa ne pensa il sindaco. Sì, io penso sia stato fatto un lavoro anche difficile, perché erano moltissime le segnalazioni, certamente la scelta fatta mi sembra importante e condivisibile. Si è spaziato su vari ambiti dell'attività cittadina. La Caritas, ricordiamo, compie quest'anno 40 anni. La famiglia Comasca è una presenza importante nella nostra città per tenere vive le tradizioni, le radici della nostra comunità. Luisa Lanzani, beh, sicuramente la presenza, esatto, lei con la sua associazione, la lotta alla distrofia muscolare è veramente un'attività notevole, importantissima per dare una mano a chi è più debole e ha difficoltà. Le fragilità vanno sempre affrontate con l'aiuto di tutti e il suo esempio è importante. Per quando l'assegnazione sindaco non è ancora stata fissata? Gennaio sì, sicuramente, sì. Villa Olmo sempre al solito, sì, certo. Ma non è ancora stata fissata la data, ovviamente. No, non ancora, anche perché appunto è fresca sì, la conclusione dei lavori della commissione, per cui non c'era ancora certezza dell'esito finale, per cui adesso potremo fissare la data, sarà attorno a fine gennaio, penso. Andiamo allora con anche le richieste di chi ci ascolta, dei nostri telespettatori, le persone che seguono Ciao Como tutti i giorni e che hanno chiesto, soprattutto, questa è una richiesta che è già arrivata comunque anche nei giorni scorsi ed è quella che arriva dai commercianti di Piazza Roma, della zona comunque del centro, credo sicuramente sono venuti a portarti le loro istanze, comunque l'hai sentito sindaco, chiedevano se non era possibile fare un'eccezione, ma solo un'eccezione per il mese di dicembre, e concedere Piazza Roma la sosta, per così dire, blu e non gialla, come prevista dalla nuova ZTL. Mario.
beh, non è possibile in questa fase fare modifiche di questo tipo, anche perché di fatto i posteggi blu che sono stati tolti da Piazza Roma, se facciamo per esempio il confronto con l'anno scorso, sono ampiamente compensati dalla riapertura totale dell'arena, che era mezzo servizio l'anno scorso, e dal piano in più che è stato aperto all'autosilo del Valduce. In più ci sono tutti gli altri posti blu nelle immediate vicinanze che consentono un accesso, io continuo a dire, più agevole alla città rispetto all'anno scorso. Non dimentichiamo poi che i posti gialli sono stati assegnati e sono stati acquistati gli abbonamenti, non è che possiamo dire ai residenti vi togliamo questo. No, no, è vero, anche questo c'è anche di fatto questo acquisito. Problema, sì, è vero, non lo avevo considerato, però effettivamente io ho colto, sindaco, da queste mail che mi hanno spedito veramente una situazione di grossa sofferenza, direi anche di disagio, non so, non mi viene un altro termine, ovviamente. Loro continuano, almeno quello che dicono loro, a sostenere che così stando le cose il loro lavoro è diminuito sensibilmente, ma credo che te l'avranno detto, sì, anche a te, sono venuti a trovarti. Probabilmente soprattutto per le attività proprio in Piazza Roma, una ripercussione non posso negare che possa esserci stata. Secondo me è una situazione transitoria che con l'abitudine, con anche la riqualificazione delle aree circostanti e col completamento della ZTL potrà essere compensata, come è accaduto in passato per il centro storico, che ricordiamolo era aperto al traffico fino agli anni 70 e credo che adesso nessuno vorrebbe ritornare, neanche i commercianti vorrebbero ritornare ad aprirlo al traffico. E non resta tutto così, allora non resta, si cambia così, non si adesso, confermi questa cosa su quell'aspetto, sì, no, su quest'altro, poi, anche perché una via di mezzo non avrebbe senso, perché toglierebbe anche quelle che sono le ricadute positive possibili. E poi, allora, ci sono altre domande, ma io le raggrupperei sotto la dicitura autosilo della Valmolini. C'è il signor Franco che ci scrive che ha sentito appunto i costi eccessivi della gestione. Se è vero quello che dice Rapinese, è una cosa veramente folle spendere 300.000 euro rotti all'anno. No. Un attimo solo, Mario, perché c'è un altro ascoltatore che dice: ma perché vi ostinate a tenere aperto quell'autosilo che non ospita nessuno? Poi ce n'è un altro che, vabbè, faceva riferimento alla settimana scorsa, quando erano stati incassati appena 3 euro sostanzialmente la domenica. Questa settimana abbiamo triplicato. Ecco, sì, no, ho visto. No, però ecco, al di là delle battute, sindaco, ma vale la pena davvero. Ecco, raggruppiamo le domande allora, e diciamo Valmolini, dai. Premesso che questo autosilo non l'abbiamo costruito noi, né abbiamo deciso di spostare l'ospedale dopo che è stato costruito l'autosilo. Adesso l'autosilo c'è, è un'opportunità che comunque c'è per la città e ci sembra ragionevole cercare di offrirla ai cittadini, contando sul fatto che prima o poi ci si possa anche abituare a fare scelte di mobilità diverse. Ovviamente non possiamo costringere i cittadini ad entrare, finché la maggior parte dei cittadini preferirà restare in coda un'ora e mezza per cercare un posto in via. Sì, noi l'altra volta scherzando dicevamo: ma non è che è il caso magari mettere, sindaco, dei vigili, delle postazioni fisse, cioè non so, lì nella zona di Camerlata, e deviarli proprio fisicamente, no, possiamo, quasi violenza privata. Questo non si può fare. Io sono convinto che con l'abitudine qualcuno potrà sfruttare questa opportunità, anche perché l'alternativa non mi sembra sensata, cioè chiudere e mandare a degrado una struttura non mi sembra una soluzione ragionevole. I costi sono stati ancora ripetuti in questi termini, sì, sono falsi, sì. Nel senso che nel 2012, adesso non ho ancora i dati del 2010, nel 2012 il disavanzo tra entrate e uscite è stato di 180.000 euro. In questi 180.000 euro però ci sono anche i 130.000 euro che CSU versa come corrispettivo della concessione al comune di Como, quindi diciamo che il disavanzo reale sono 50.000 euro. Teniamo conto che 80-85.000 euro sono di personale che o verrebbe impiegato in altre attività da parte di CSU o verrebbe lasciato a casa, il resto sono attività manutentive, quindi di fatto
Il disavanzo reale sono circa 50.000 euro ed è dimezzato rispetto a quello del 2011, che era di circa 100.000 euro. Sì, non sono pochi, comunque 50.000. Sono assolutamente pochi, se fosse attivo sarebbe meglio. Sicuramente, no, c'è un'altra domanda di uno che dice, beh, allora andava bene sicuramente quello della Ticosa, perché l'avete chiuso? Beh, quello lì non è una scelta neanche quella, di fatto c'è in corso una bonifica e non si può utilizzare perché ci sono i buchi. Sì, no, infatti al momento è inutilizzabile. Ed era già chiuso prima che arrivassimo, tanto per essere chiaro. Sì, no, lui credo facesse riferimento proprio questo nostro ascoltatore al fatto che comunque quello in effetti era un parcheggio abbastanza accessibile. No, e poi secondo me c'è anche un altro fattore penalizzante per le nostre abitudini, parlo delle mie per primo, non sto dicendo io sono bravo, gli altri non capisco niente, perché anche per me è uno sforzo. C'è anche una ritrosia nell'utilizzare gli autosili rispetto ai posti raso. C'è un esempio abbastanza eclatante, però quello pensate, del soprattutto sommato mi è sembra perché quello è di fianco al Duomo. Vi faccio un esempio un po' diverso, ma molto vicino lo stesso, senza andare sul San Primo, ma molto vicino. Il posteggio dell'Ippocastano nei giorni di punta, il sabato pomeriggio, è strapieno, è vero. 20 metri, facciamo 30 metri di distanza, c'è l'autosilo di via Castelnuovo, che non è al San Primo, no, ma è a 20 metri di Ippocastano, ed è quasi sempre vuoto anche quello. Tra l'altro ha delle tariffe decisamente agevolate. Sì, se non sbaglio sono 2 o 3 euro al giorno, anche lì... vogliamo chiudere anche quello, vogliamo abituarci di via Castelnuovo non sapevo che anche quello anche ha... sabato pomeriggio c'era, mi sembra, 300 posti vuoti liberi quando a 25 metri l'Ippocastano scoppia, c'è la gente scoppia, è vero, cui... infatti sono quelle cose che è abbastanza difficili da io capire. Dico che pian pianino, ma anch'io io vedo anche da parte mia, se trovo un posto raso sono più invogliato a metterlo lì che in un autosilo. Però io dico, forse è il caso che ci abituiamo, anche perché alla fine stare un'ora e mezza in coda, inquinare, farsi cattivo sangue, spendere di più in benzina o gasolio per non usare queste cose, forse è il caso di pensarci. E noi non possiamo altro che chiedere di riflettere su questa alternativa possibile che è vantaggiosa sia per quanto riguarda via Castelnuovo sia per quanto riguarda la Valmulini, che con 2,30 euro posteggi la macchina tutto il giorno e vai e vieni in bus. Sono anni che insomma c'è questa speranza, Mario, perché effettivamente la soluzione non mi sembra chiuderlo sinceramente, quindi, anche perché vuol dire rassegnarsi e avere comunque la città intasata sempre. Ho capito, speriamo che qualcuno lo capisca piuttosto che rimanere appunto un'ora e rotti magari in coda. È successo la prima domenica, ma anche domenica scorsa insomma il traffico era considerevole e sarà sempre peggio andando verso il Natale ovviamente. Allora sindaco, siamo alle 10:53, quindi dobbiamo accelerare perché abbiamo parecchie domande e cerchiamo di rispondere a tutte. Allora, prima c'è una domanda che dice: quanto sono costati, sindaco, i lavori del lungolago della Darsena, quelli che sono finiti proprio nei giorni scorsi? È stato riaperto il lungolago, sindaco? La cifra precisa non me la ricordo, erano 500.000 euro, mi sembra, a base d'asta. C'è stato un ribasso significativo, credo attorno ai 400.000 euro. 400.000 euro, sindaco? Però non sono sicuro che sia preciso. Mi permetto che voi non avevate preventivato, cioè è stato un fulmine ciel sereno, giusto? Certamente. Voi quei soldi li potevate usare in altri modi? Certo, d'altronde il ponte della Darsena era assolutamente in condizioni rischiose, per cui era indispensabile intervenire. Tra l'altro nel corso dei lavori si è verificato che anche il marciapiede a sbalzo sulla Darsena aveva dei sostegni abbastanza ammalorati, quindi si aggiungerà anche... Adesso sono in corso i lavori di sistemazione del marciapiede, perché non era il caso chiudere il cantiere per poi riaprirlo per far quello. Meno male si è riusciti a riaprire le due corsie, così i paesi del lago Blevio, però tutto sommato non è stato, c'erano molti timori soprattutto se ricordi a settembre dopo la ripresa, però tutto sommato non è stato un grande delirio, vero? Poi sinceramente non sarei onesto se non tenessi conto dei disagi dei breviesi. Dei tornaschi sofferto un po' in questi mesi, però quasi subito mi ricordo avete trovato l'alternativa, cercato di attenuare il disagio. Ho già visto tanti buchi nelle strade, chiedete al sindaco se è passato da Mugio o Albate, ma sono le tue zone se non sbaglio, dove abiti. Ecco, quanti soldi ci sono per sistemarle, chiede un nostro ascoltatore?
Tra l'altro aggiungo, sindaco, non c'è ancora stata la pioggia brutta, diciamo quella che è, e nemmeno la neve. Certo. Speriamo che non ci sia, però. Sì, certamente la situazione è destinata a peggiorare in questi mesi invernali. Stiamo cercando adesso di intervenire, purtroppo già con le temperature, già con l'asfalto a freddo, quindi con rappezzi non certamente duraturi, eliminando almeno le situazioni di maggior disagio. D'altronde i soldi per gli asfalti erano quelli che erano, le strade che sono state fatte non sono state certamente moltissime, erano quelle in condizioni peggiori, ce ne sono ancora, siamo consapevoli, molte altre che non sono belle, ma questo si poteva fare con le risorse a disposizione. Ok, parlavamo prima e diamo anche un'altra notizia della bretella di Camerlata, proprio alla zona di Via Oltrecolle. Dicevi, sindaco, che la riapertura non è prevista comunque entro la fine del 2014, come inizialmente si era ipotizzato. Sì, inizialmente Pedemontana prevedeva di finire i lavori alla fine di quest'anno, mentre recentemente c'è stato comunicato una dilazione di questa chiusura dei lavori fino a, credo, all'aprile del 2014, quindi bisognerà pazientare ancora un po'. Certo, la riapertura del viadotto Oltrecolle Carturina, anche con la rotatoria e il sottopasso, consentirà di sgravare il traffico su Camerlata e anche su Muggiò, perché a questo punto anche la via Muggiò, che adesso riceve tutto il traffico pesante che una volta veniva assorbito dalla bretella, potrà tornare alle sue condizioni originarie. C'è un ascoltatore che ci segnala, dice che per il secondo giorno ci sono code anche nella zona di Camerlata, via Paoli, per la protesta degli autotrasportatori e dei forconi. Esattamente, dice che anche oggi la situazione è molto molto particolare, poi vi aggiorneremo anche ovviamente, ma questo ovviamente esula da quello sì, che... Sì, sono manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, prefettura e questura, purtroppo bisogna avere pazienza, so che i disagi sono forti, anche riferiti anche da membri della mia famiglia abbastanza inferociti. Meglio, ecco, questo possiamo dirlo sicuramente, meglio cercare ove possibile di evitare allora la zona, lo diciamo per chi ci sta ascoltando. Sì, perché via Pasquale Paoli... Oggi evitare la zona di Camerlata, piazza Camerlata, la zona di via Pasquale Paoli. Velocissimo, sindaco, ti chiedo altre due cose, se è stata definita, poi ci chiedeva un ascoltatore, l'accordo con Sakaim, com'è la situazione delle paratie, quando potremo avere appunto comunque qualche cosa di più positivo rispetto ad ora? Sì, l'accordo bonario è stato definito con Sakaim, adesso è in corso la definizione della variante di progetto. Ragionevolmente i lavori io spero possano riprendere tra la primavera e l'inizio dell'estate, quindi tra aprile e giugno dell'anno prossimo, spero che si possa presentare ripartire. Entro fine anno il progetto del lungolago, sì, giusto? Sì, sì. Siete a posto? Stiamo lavorando con un certo affanno, anche perché Infrastrutture Lombarde ci ha fatto perdere un mese e mezzo, perché c'era stata ventilata, anzi, manifestata dal Presidente Maroni la disponibilità di un aiuto per la progettazione da parte di Infrastrutture, che poi invece non ci è stato reso disponibile, per cui abbiamo dovuto accelerare. Certamente porteremo avanti tutto quello che riusciremo a fare entro la fine dell'anno, comunque i lavori la progettazione non potrà essere chiusa entro la fine dell'anno, perché ci sono poi da fare tutti i vari confronti con Regione, con Soprintendenza, con Provincia, prima della approvazione definitiva della variante di progetto. Per cui... Ultimissima cosa, veloce, sono passato dal palazzetto di Muggiò, è in una situazione assolutamente di degrado, perché non chiuderlo? Chiede un ascoltatore. Speriamo di poterlo chiudere, a parte che non saranno infiniti i problemi con la chiusura. Chiuderlo però vuol dire che poi si lascia lì un'altra cosa. Appunto, non giusto, saranno risolti i problemi con la chiusura, perché avremo una struttura chiusa, esatto, con e tutti sappiamo i rischi, benissimo esatto, cosa succede delle strutture dismesse, per cui non è sicuramente una scelta fatta a cuor leggero, purtroppo non ci sono i margini strutturali di convenienza economica per sistemarlo in questa fase, ma comunque si è già detto altre volte che bisogna sostituirlo. Stiamo chiudendo, spero che si riesca, perché di giorno in giorno viene rimandata la definizione dell'accordo per il Pala San Pietro,
in questo modo potremmo dare spazio alle società di basket. Questa mi sembra un'alternativa, certo. Sì. Adesso è ancora aperto perché allenamenti e cose si stanno svolgendo ancora al palazzetto di Muggio, anche se le partite non si possono disputare perché il parquet continua a piovere dentro, certo, si è alzato tutto, esatto. È un disastro. Grazie a Mario Lucini, tante domande, tante risposte, ovviamente. Visto che siamo proprio anche alla vigilia, tra 2 settimane e siamo proprio a Natale, quindi non è il caso di andare in onda, ci risentiamo allora poi successivamente nel prossimo anno, nel 2014, che cosa ti auguri velocemente proprio come risposta? Che possano, innanzitutto mi auguro che le notizie sulle questioni economiche e sui trasferimenti da parte del governo siano un po' più positive di quanto accaduto negli ultimi anni, perché i comuni in generale, non solo noi, sono alla canna del gas. Spero che possano riavviarsi in modo proficuo i lavori per le paratie, chissà mai che si riesca a finire anche la bonifica della Ticosa. Speriamolo che il 2014 possa almeno portare qualche cosa positivo da una parte e dall'altra, quello sicuramente. Speriamo. In bocca al lupo buon a Mario Natale, Lucini. Grazie. Buon anno a tutti. Grazie al sindaco di Como, ovviamente noi ci fermiamo qui e continua tra poco Lorenzo e Stefania che vi accompagneranno fino a mezzogiorno. In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Segui le partite del Como su Ciao Como.